Ciao Vittorio. Ciao Gilberto, tutto a posto? Tutto a posto. Ti chiamo per chiederti un po' di informazioni riguardo a un servizio che mi avevi raccontato tempo fa. Come sai, noi ci occupiamo di comunicazioni unificate, la nostra piattaforma di telecomunicazioni. E alcuni dei miei clienti mi hanno fatto una richiesta specifica. Avrebbero necessità di utilizzare firma elettronica sulla posta in modo possibilmente univoco, quindi far sì che da qualsiasi device e tutti gli utenti abbiano una firma, possibilmente magari anche decisa a livello centralizzato. E Perfetto. mi avevi appunto raccontato che avevate qualcosa del genere, perché molti dei miei clienti sono anche a livello internazionale, come vedete, quindi sarebbe proprio necessario riuscire ad avere un servizio che possa essere centralizzato e, come sempre, utilizzando dispositivi mobili e PC, che la cosa sia valida e fruibile da qualsiasi device tu possa utilizzare. Assolutamente corretto. Ok, se non ricordo male, mi dicevi anche che questa tipologia di servizio affiancava, diciamo, un ulteriore servizio che è quello di poter discriminare le firme a seconda degli utenti, quindi dei profili degli utenti, perché tutto si va ad agganciare al servizio di Windows, se non ricordo male, Sì, esatto. della creazione degli utenti, e inoltre ti dava la possibilità anche di poter mettere delle scritte diverse, tipo i soliti auguri di Pasqua che poi vengono tolti a Ferragosto piuttosto che a Capodanno, quindi Mai più. esatto, fare in modo che le persone evitino di vedere arrivare firme strane o decise in modo arbitrario dai singoli utenti, che qualcuno riesce a fare delle cose belline, ma molti fanno anche qualcosa di sciatto, quindi poi rovinano anche l'immagine aziendale. Quindi, se è così, io ti lascerei la parola in modo che tu possa farmi vedere e spiegare come funziona e qual è il servizio. Gisberto mi hai rubato il lavoro, hai descritto molto bene il caso d'uso tipico di Crossware. Hai già toccato molti dei punti che ora ti voglio raccontare, e poi magari, visto che molte cose le hai già dette tu, mi piacerà farti così luce su un paio di casi di successo particolari. Diciamo che questo prodotto nasce con Nozze e Domino diversi anni fa, molti anni fa, proprio per migliorare ancora quella che già era una funzionalità tipica di Domino, ma che era appunto nelle mani dell'utente, la signature. Ok. Il fatto che sia nelle mani dell'utente è, da certi punti di vista, un bel vantaggio se le cose vanno tutte secondo i piani, ma come si comincia ad essere un po' in tanti, nascono le fantasie, ci sono tre amministratori delegati invece che uno, ci sono direttori generali che piovono come funghi, insomma succedono un po' di casini che abbiamo visto tutti nelle aziende, ma soprattutto in questo disordine diventa, permettimi, soprattutto in questo momento di GDPR e così avanti, diventa difficile per l'HR garantire la compliance che deve assicurare all'azienda per suo ruolo. Allora, Perché infatti anche sul GDPR, se non ricordo male, ci sono delle normative che riguardano anche le firme delle mail, corretto? certo, di più, tu prima parlavi di ambiente internazionale, ti faccio un esempio. In Germania è d'obbligo per le aziende che la mail che esce riporti l'indicazione dell'amministratore delegato in essere al momento dell'uscita della mail. Ora, è chiaro che se io devo cambiare questa dicitura, perché è cambiato l'amministratore delegato, poi vedremo anche cambiamenti più frequenti, ma andarla a cambiare su tutti i device dell'azienda, inseguendo l'ultimo telefono in fondo a destra nel cassetto, che magari non si usa da mesi e che viene fuori il giorno sbagliato, diventa una cosa ingestibile. Allora, per poter essere sicuri di fare queste cose e di farle bene, dobbiamo avere un sistema centralizzato che intervenga, diciamo così, al casello di uscita della mail verso la rete e inserisca in maniera, diciamo così, certa,
la signature che noi vogliamo che venga inserita. Come è stata la signature che noi vogliamo che venga inserita, tra poco lo vedremo, te la faccio vedere, diciamo così, smontando un pochettino quella che è la mia signature. Adesso condivido il video e te la faccio vedere, così parliamo di una cosa bella chiara. Allora, tu in questo momento stai vedendo tipicamente la mia signature. Sì. Questa è fatta da un pezzo, questo qua che c'è prima del... Vabbè, scusami se mi bullo un attimo della mia qualifica di Ambient Champion, ma non l'ho fatto apposta. C'è questa parte che fino a qua viene distribuita anche all'interno. Cioè, cosa vuol dire? Che tutti i miei colleghi ricevono l'indicazione del mio numero di telefono, della mia mail, eccetera, eccetera, ma la parte sottostante, che come vedremo è una delle operazioni di crossware, la parte sottostante non viene mandata nelle mail interne. Quindi questo vuol dire che tu hai la possibilità di discriminare messaggi diversi a seconda che la posta venga inviata a colleghi interni all'azienda piuttosto che a utenti esterni, corretto? Assolutamente sì, il signore che ne gode di più è chi gestisce il backup, che invece di mettere via per ogni ciao andiamo fuori a mangiare che gira per l'azienda mezzo metro di signature, mette via soltanto lo stretto indispensabile. In un mondo come quello dei backup, dove sappiamo che la posta elettronica deve essere tenuta obbligatoriamente per 10 anni, una cosa di questo genere moltiplicata per il numero di messaggi che girano oggi è praticamente un cambiamento epocale, certo. Soprattutto perché spesso i messaggi, come ripeto, sono molto brevi, magari sono comunicazioni istantanee che dovrebbero usare altri canali ma che continuano a usare la posta, e si portano dietro signature chilometriche. Abbiamo visto questa cosa, vediamo la parte successiva dedicata al mondo della vera compliance, diciamo in questo caso legale. In un messaggio di posta elettronica devono essere citate le informazioni che avresti messo sulla tua carta intestata in un'epoca precedente, cioè devi dare lo stesso tipo di contenuti informativi. Questo lo puoi fare ovviamente sulle mail che vanno verso l'esterno, appunto, infatti qui comincia la parte 2, e in fondo c'è la parte 3, e la parte 3 è la gioia dei nostri amici del marketing. Significa poter infilare dentro qui, come dicevamo prima, dei messaggi che possono essere: saremo presenti alla fiera tale, abbiamo fatto un nuovo prodotto, tutto quello che uno può desiderare comunicare, comprese le eventuali chiusure o aperture straordinarie piuttosto che di uffici aziendali e così avanti. Ok, una domanda. Questi messaggi, diciamo, marketing, possono essere gestiti in modo random o eventualmente attraverso calendari a seconda di festività o eventi che vengono fatti costantemente? Dunque, hai toccato due argomenti interessanti tutti e due, ma che dobbiamo separare. Allora, da una parte c'è il calendario. Io con il calendario posso gestire l'apparizione o la sparizione di un messaggio in una data, appunto chiudere per una volta per tutte con il rischio che un messaggio rimanga troppo a lungo o scada troppo presto. Mentre con la parte delle pubblicazioni random, per esempio, tu avrai notato che nei messaggi che ti mando io, spesso e volentieri cambiano i messaggi di marketing, perché noi abbiamo un sistema, basato ovviamente su Crossware, che fa girare 5 o 6 messaggi di marketing relativi ai nostri partner più amici, e questi messaggi di marketing vengono alternati, per non mandarli sempre tutti e 5, ma vengono pubblicati uno dopo l'altro a ciclo nei messaggi che mandiamo fuori. Diciamo che questo fa parte delle caratteristiche che si possono attivare con Crossware, diciamo esattamente come lo tiri fuori dalla scatola, con in più qualche piccola malizia da sapere e da passare in termini consulenziali. Ok, perfetto. Direi che il prodotto mi sembra molto interessante. Sicuramente copre
alcune delle richieste che mi sono state fatte, quindi penso che ti contatterò per poter presentare, far vedere magari come si può evolvere, quali possono essere le specifiche utilità di questo servizio. Ma certo, lasciati solo, come posso dire, illustrare due ulteriori attenzioni. Sì. Diciamo che come tutte le cose nuove, quando tu la vai a spiegare a un tuo cliente che non ne ha esperienza, ci sarà una difficoltà, ma che non è del prodotto, ma è dei testi da pubblicare. Cioè, Certo. intendo dire, costruirla vuol dire avere una fantasia che è basata sull'esperienza. Ora, in questo caso, noi un po' di aiuto lo possiamo dare ai nuovi clienti, a far nascere le idee di come nel loro business utilizzare queste cose. Ti faccio ancora l'ultimo, ultimissimo esempio, visto che uno di quelli che volevo farti era quello dei messaggi random e ne abbiamo già parlato. L'ultimissimo esempio relativo al GDPR. Come tu ben sai, ultimamente molti si sono dati un grande affare a mandare messaggi fastidiosi quanto inutili, dicendo abbiamo modificato la nostra normativa, l'abbiamo fatta più bella, abbiamo una privacy policy che fa i miracoli, eccetera, eccetera. Niente di tutto questo, secondo noi, ma invece nella signature abbiamo predisposto per alcuni nostri clienti un'opportunità di inserire un link mail to. Tramite questo link mail to, il loro cliente compone un messaggio, il messaggio arriva al loro server, il loro server reagisce automaticamente perché questo messaggio viene mandato a una casella che attiva la risposta automatica, come se fosse uno fuori ufficio. La risposta automatica in questione, passando attraverso Crossware, raccoglie la privacy policy dell'azienda e la porta fuori. Cos'è Ok. successo? È successo che noi abbiamo di fatto costruito un sistema per erogare la privacy policy on call ai propri corrispondenti, e mi sembra una cosa molto migliore rispetto all'appio parla tutti in maniera indiscriminata che si è fatto. Ok, se torno a vederti, visto che ho la tua signature. Posso. Adesso la togliamo, ok, togliamo la condivisione dello schermo. Fantastico. Senti, direi che sei stato molto chiaro, esaustivo, mi hai risolto alcuni problemi, alcuni dubbi e niente, rimaniamo d'accordo che ti ricontatto per vederci e sentire un attimo con quei due o tre clienti che ho, se la cosa può essere di loro. Ma volentieri. Volentieri, sappi che li sorprenderemo con un prezzo che per una cosa così flessibile difficilmente si aspettano, perché questo prodotto ha anche il pregio di costare davvero poco. Fantastico, ok. Ti ringrazio per il momento e ti saluto e ci sentiamo presto allora. Altrettanto a te, a presto. Ciao, grazie di nuovo. Ciao, ciao, ciao.